colgo l'occasione per rispondere al post di Valentina Battaglia e spiegarvi rapidamente la differenza tra la leishmaniosi cutanea e la leishmaniosi viscerale. Valentina ci scrive che durante una visita di routine fanno un test per la leishmania e il suo cane risulta positivo. Ha una lesione cutanea e quindi dice: sicuramente è solo cutanea, fortunatamente, e quindi potrò iniziare la terapia senza grossi problemi, avrò effetti collaterali. Questa è l'occasione per parlarvi delle tre forme di leishmania, però codificate nell'essere umano, non nel cane. La leishmaniosi si divide negli esseri umani in forma viscerale, mucocutanea e cutanea. Cosa vuol dire? Partiamo dalla più semplice, leishmaniosi cutanea. Quando il pappataccio morde la pelle dell'essere umano ed inietta alcuni parassiti, il corpo risponde contro questi parassiti e si crea una piccola ulcerazione, una piccola crosticina che prende il nome di leishmaniosi cutanea. Quando il parassita penetra nell'organismo e quindi dà una forma sistemica e quindi colpisce gli organi, si gonfia la milza, il fegato, viene l'anemia, invade il midollo, si parla di leishmaniosi viscerale perché prende i visceri. Quando le leishmanie da una lesione cutanea migrano, come se fosse la metastasi di un tumore, infatti si scrive metastatizzano, nei linfonodi interni, spesso negli esseri umani si hanno delle forme localizzate al naso o alla bocca che prendono il nome di mucocutanee. Queste sono le tre forme. Nel cane, la dermatite diffusa da leishmania, dovuta alla vasculite, cioè all'infiammazione dei vasi sanguigni, non ha nulla a che fare con la leishmaniosi cutanea dell'uomo, che è una leishmaniosi localizzata. Quindi, quando vedete le foto di Red, quando vedete le foto dei vari cani in terapia che sono magrissimi, con le croste, con le ulcere, quella non è una leishmaniosi cutanea. La leishmaniosi cutanea è una leishmaniosi localizzata al punto di inoculo del parassita, quindi come se fossero delle pustolette. Quella è una leishmaniosi viscerale, se la dobbiamo, ne dobbiamo parlare all'umana, la cui dispersione dei parassiti e gli immunocomplessi in tutti i vasi sanguigni del corpo crea quella vasculite e quelle lesioni anche sulla pelle e vediamo i sintomi cutanei. Ora, chi fa consulenza con noi lo sa benissimo, perché glielo spieghiamo. Tutta la leishmania o il 90% dei sintomi della leishmania è dovuto al fatto che il sistema immunitario attacca, immobilizza le leishmanie nei vasi sanguigni, creando quella che si chiama vasculite. Più leishmanie ci sono, più anticorpi ci sono, più questa vasculite è estesa e più vengono compromessi gli organi. Ovviamente la rete vascolare più importante ce l'abbiamo sulla pelle, sia noi che i cani. Infatti la pelle si vasodilata quando c'è caldo per perdere temperatura, si vasocostringe quando c'è freddo per trattenere la temperatura, l'essere umano arrossisce, tutti i vasi si aprono. Se ci fate caso, le lesioni da leishmania sono molto simili alle lesioni delle vasculite degli esseri umani. Il bambino atopico ha tutte le lesioni in faccia uguali al cane con la leishmania, perché nel bambino atopico c'è una vasculite. La signora anziana con la psoriasi ce l'ha nei gomiti, lo stesso il cane con la leishmania ha le lesioni nei gomiti e così via. Tutte quelle parti in cui ci sono molti vasi sanguigni possono essere attaccati dalla vasculite di una leishmaniosi sistemica. Per tornare a Valentina Battaglia, io ho visto la foto che hai postato, ora tanto ti metto questo link sotto la tua risposta, questa sarebbe più una dermatite. Di dov'è la posizione una dermatite allergica? Forse da pulci perché è sopra la coda, ma non è sicuramente una lesione da leishmaniosi cutanea. Leishmaniosi cutanea è un piccolo brufoletto o due o tre brufoletti dove il pappataccio ha morso. Se quella è una lesione da vasculite da leishmania, la leishmaniosi è sistemica e sta dando sintomi anche lì. Quindi come si fa a capire da quale strada andare? Si fa il test leishmania, si può fare preventivo, cioè una volta l'anno, noi consigliamo a marzo. Perché marzo? Perché finisce la stagione infettante dell'anno precedente, ci vogliono alcuni mesi per avere la positività e quindi a marzo dovresti vederla se l'anno precedente c'è stato il contagio.
oppure puoi fare il test perché ci sono sospetti di un'infezione, dermatiti, zoppia, dimagramento, diarrea, insufficienza renale, i sintomi della leishmania che ormai conosciamo abbastanza bene. A questo punto viene la positività, ma come vi ho detto, essere positivi non vuol dire essere malati. Quindi a questo punto si fanno gli esami per guardare se il corpo sta rispondendo come nel corso di infezione da leishmania. Perché dico come? Perché il corpo potrebbe rispondere così anche per altro. Esempio, se il cane ha una dermatite cronica come il bulldog atopico, l'elettroforesi ha la stessa forma di una leishmania. Quindi potrebbe, perché è sempre una risposta immunitaria. A questo punto si controllano parametri specifici, noi controlliamo la ferritina, l'IgG, l'aptoglobina, tutta la serie di parametri che sono contenuti nei profili che ricerchiamo. Ci può essere una leggera anemia, cioè ci sono tutta una serie di segni che ti dicono potrebbe essere leishmania. A questo punto ci va la conferma che si fa attraverso la PCR midollare che ti dice se c'è un'invasione del corpo da parte delle leishmanie. Le persone che fanno riferimento al centro per la terapia cosa fanno? Fanno tutto questo che vi ho detto, poi noi gli mettiamo a disposizione il nostro know-how e sappiamo che un tot di leishmanie nel midollo corrisponde a un tot giorni di cura e quindi faremo la dispersione dei farmaci per il tot giorni di cura. E a questo punto il paziente, se ha necessità del centro, verrà seguito circa un anno e mezzo. Se siamo sfortunati, 18-20 mesi. Se siamo fortunati, 3-4 mesi. L'assistenza del centro settimanale, chi conosce Marta lo sa, chi conosce Federica lo sa, chi conosce Letizia lo sa, settimanalmente regoliamo il dosaggio dei farmaci per cercare di ottenere il migliore effetto per portare alla negativizzazione parassitologica per evitare che il paziente ricada in futuro e la regolazione del sistema immunitario. Ora, nel tuo caso, cosa devi fare? C'è il test positivo, devi capire se il problema è la leishmania. Ti ridico, la dermatite che tu hai postato non sembra essere una dermatite da leishmania, ma controlliamo. Dopodiché la terapia. Tre terapie di base. Immunoregolazione, mantenimento, uccisione dei parassiti. Immunoregolazione. Se la leishmania è agli inizi, può essere utile per far guarire il paziente. Andatevi a vedere tutti i video del sistema TH1 e TH2, molto semplice. Terapia di negativizzazione. Si somministrano i farmaci che uccidono le leishmanie per un tempo sufficiente a portare alla negativizzazione parassitologica. Se non si fa, il cane tende continuamente a ricadere in forma clinica. Mantenimento. Non riusciamo a trovare i parassiti nel midollo. Il sistema immunitario sembra essere ancora in equilibrio. Lo aiutiamo a rimanere tale e si controlla nel tempo. Valentina. Se avessi bisogno, ti lascio anche un link in descrizione. In bocca al lupo.